sull'antenna che portano al riciclaggio, che è importante. Combattere la scarsa educazione civica di chi per abitudine abbandona sempre e comunque i rifiuti nei posti sbagliati, lungo le strade, fuori dai cassonetti, nei fossati, non è facile, ma lo sforzo dell'assessorato all'ambiente di AIM prosegue con convinzione. Per sensibilizzare i cittadini, ecco un'enorme lavatrice abbandonata simbolicamente in Piazza Mercato. La lavatrice gonfiabile è un'attrazione, attrae le persone in maniera che possano poi essere informate. Lo sforzo è enorme, l'obiettivo giustamente ambizioso, e ben vengano le segnalazioni dei cittadini sui rifiuti abbandonati. I vicentini puntano il dito contro i furbetti e i maleducati, quelli che non rispettano le regole e abbandonano i rifiuti, anche quelli ingombranti, dove capita. Se serve, anche le sanzioni vanno applicate, dunque la prevenzione è sempre la miglior cura, ma ci sono casi in cui lo scarso senso civico va combattuto toccando le tasche di chi non rispetta le regole. Intanto Vicenza, un dato positivo ce l'ha già, è quarta in Italia tra le città con più di 100.000 abitanti, ma non solo. I dati sono confortanti dal punto di vista della quantità di rifiuti che sono raccolti e recuperati. Il 98% dei rifiuti sono correttamente gestiti, quindi solo un 2%, anche se ahimè è molto visibile, è quello che non viene gestito correttamente.